Liberi.tv, Riccardo Cristiano al primo Pride Cosentino in compagnia di Amedeo Pingitore e Rossana Castriota, che sono impegnati a livello sicuramente sociale, poi la loro professione di psicologi penso ne veda di tutti i colori, e siccome qui c'è un bellissimo colore positivo, voglio sapere come mai avete scelto di essere qui oggi al primo Pride Cosentino. Perché credo che sia importante dare un gesto di presenza fattiva da parte di tutta la popolazione ai nostri amici arcobaleno. La battaglia per i diritti civili è importantissima. Ognuno di noi a livello proprio sociale deve impegnarsi affinché tutti abbiano gli stessi diritti, perché siamo tutti uguali. Amedeo, in passato l'omosessualità era nell'elenco delle malattie mentali, ovviamente poi è stata derubricata dall'OMS, però c'è ancora qualche psicologo che tende a diciamo considerarla un qualcosa di non lecito. Avete avuto casi invece di persone che hanno sentito il bisogno, insomma, di rivolgersi a voi perché non si sentivano accettati? Allora, diciamo innanzitutto che abbiamo avuto anche casi di alcuni psicologi di cui si sta ancora discutendo e forse saranno radiati dall'albo, perché dal 1974 è stata esclusa come patologia dai manuali dei disturbi psichiatrici a livello mondiale. E per cui certamente noi siamo, diciamo, come professionalmente impegnati per far capire anche a chi vive male la propria condizione di omosessuale, e quindi siamo impegnati a far capire loro che non c'è nulla di cui vergognarsi. Ecco perché siamo anche qui come impegno sociale, come diceva la mia collega, e poi anche perché qualsiasi tipo di minoranza deve essere sempre tutelata. Il sistema nostro deve essere un sistema libertario, nessun sistema deve essere totalitario oppure assolutistico rispetto a qualsiasi tipo di sentimenti, perché noi parliamo anche di sentimenti e l'amore declinato in tutte le declinazioni va bene. Perfetto, io penso che avete detto veramente tutto. A questo punto mostrateci il cartello che avete qui tenuto per voi, che penso che utilizzerete per questo primo Pride Cosentino. Quindi auguriamo a tutti un buon Pride e una buona manifestazione di diritto. Bene. Grazie, buon Pride. Grazie a tutti. Grazie.